siamo arrivati all'ultimo dei quattro prodotti notevoli principali, che è ovviamente il più incasinato, non è che sia impossibile, ma è complicato. Si tratta della famosa somma o differenza di cubi, che qui, a differenza di quello che è successo con i quadrati, che è l'unico prodotto notevole che c'è, riguarda solo la differenza, quindi a 2 meno b2 e non a 2 più b2, qua è possibile scomporre anche la differenza, anche la somma, non solo la differenza. Quindi avere un a al cubo più o meno b al cubo che possono scomporsi in un prodotto. Questa volta non è un prodotto di due binomi di primo grado, ma è un prodotto di un binomio e un trinomio. Ok? Il binomio è facilissimo perché è la stessa cosa che vedo qui senza i cubi. Quindi se ho a cubo più b al cubo oppure ho a al cubo meno b al cubo, io qui ho semplicemente a più oppure meno b. Quindi con i segni più e meno in accordo con quello che ho di qua. Nel trinomio c'è un qualche cosa che somiglia allo svolgimento del quadrato di un binomio. Quindi un trinomio che comincia con un a quadro, che finisce con un più b quadro, il termine misto però ha due cose diverse rispetto al doppio prodotto che conosciamo bene. Cioè, intanto non è un doppio prodotto, ma è un a più b semplice. Seconda cosa, il famoso segno più o meno che abbiamo nel caso del quadrato del binomio, che nel quadrato del binomio è in accordo col segno più o meno che ho nel binomio di cui si fa il quadrato, qui è al contrario. Quindi c'è un meno nel caso sopra, che ci abbiamo più, e un più nel caso sotto. Praticamente fa il contrario di quello che fa il sommo differenza di cubi e di quello che fa il suo binomio, che è il primo fattore della scomposizione. Io lo chiamo, scherzando, ma così ti resta in mente, che questo segno meno più è il Bastian contrario, perché Banstian, scusate, Bastian contrario è quella figura forse di origine piemontese, il Bastian contrario, fa sempre il contrario di quello che gli dico. Il Bastian contrario è questo benedetto segno nel trinomio in cui si sviluppa poi la scomposizione di questo somma differenza di cubi, che ha appunto il segno esattamente opposto a quello che trovo nella somma differenza di cubi che devo svolgere e poi nel binomio che ho come primo termine. Dopodiché questi sono belle che finiti, ci potremmo sbizzarrire nel vedere, su questi prodotti notevoli si può vedere nel caso del quadrato o del cubo del binomio, vedere delle dimostrazioni geometriche che sono curiose e magari possono aiutare a, come si dice, a ricordare meglio la regoletta. Cominciamo dal quadrato del binomio. Allora, il quadrato del binomio è questo prodotto qua, questo prodotto notevole qua. Abbiamo due monomi semplicissimi ridotti a un A e un B. Nel caso solo della somma, perché nel caso di differenza non è facile vederlo, ma nel caso solo della somma, io posso dimostrare questo prodotto notevole, questo svolgimento, il fatto che venga fuori quel trinomio, non solo algebricamente, cioè facendo il calcolo con gli archetti come abbiamo fatto prima, ma geometricamente, immaginando che A e B siano due segmenti. Ovviamente li disegno di lunghezza diversa, perché rimango un caso generale. Se li disegno uno attaccato all'altro o uno in fila all'altro, cioè in maniera che
formino un segmento che è la somma di A e B, io ottengo un segmento A più B. Se voglio fare il quadrato, voglio trovare l'area di questo quadrato qua, no? Ma questo quadrato qua, se io tiro una riga qui e un'altra riga qua, scopro che questo quadrato, che A e B in fila fanno A più B, A e B in fila qua fanno A più B, l'area è il quadrato di A più B, questo quadrato è fatto di un A al quadrato, cioè questo pezzo qua è il quadrato ottenuto facendo, prendendo il segmento A nei due sensi e disegnando le 4, no? B al quadrato è questo qua, un quadratino più piccolo perché li abbiamo disegnati diversi, uno grande e uno piccolo, e questi due rettangoli non hanno un'area valutabile come prodotto di A per B, è chiaro, no? E allora vedete che questo disegnino è la spiegazione geometrica del prodotto notevole del quadrato del binomio nel caso del più, non nel caso del meno. Quindi abbiamo il quadrato di un termine, il quadrato dell'altro termine e il doppio prodotto, cioè il prodotto misto c'è due volte. Dopodiché potremmo concludere, come si dice, con gli effetti speciali, provando a vedere come si può geometricamente vedere non il quadrato di un binomio, ma il cubo di un binomio, sempre ragionando sui segmenti, solo che dovendo fare il cubo si va nelle tre dimensioni, allora bisogna fare un modellino tridimensionale. E qui il prof arriva in classe con questo sacchetto e dice: prof, ha portato il latte? No, non ho portato il latte. Ho portato, guardate, il cubo di un binomio. Eccolo qua. Allora, questo cubone gigantesco in realtà è fatto di tanti pezzi, cioè io qui lo vedo come unico cubo. E se immagino di avere, diciamo, preso come A il primo monomio, la prima lettera, questo segmento qua che sarà, non so, 8 cm, 10 cm, e B, questo segmento più piccolo, 4 cm o 3, quello che è, io qui ho ogni spigolo è un A più B, e quindi ho un A più B al cubo, il volume. Questo cubo rappresenta il cubo di un binomio. Se io tolgo la plastichina e vado a vedere in quanti pezzi, no, prima ancora di togliere si può già vedere, qui c'è bello bianco, grande, vedete, il cubo di A. Questo qui è il cubo del lato più lungo. Piccolino, nero, c'è il cubo di B, cioè il cubo del lato più piccolo. E poi ci sono in azzurro chiaro questi tre, vedete che sono tre, 1, 2 e 3, parallelepipedi, scusate, che hanno come dimensioni, una delle dimensioni è il lato lungo, cioè il valore di A, l'altra è il quadrato del lato più piccolo, quindi sono questi tre qua, sono degli A al quadrato, scusate, A, uno solo, per B al quadrato. E poi ci sono quelli rossi li vedete tutti assieme così, tac, no? No, dove l'altro? Mi sono perso. Possibile che non si riescano a vedere? Eccoli qua, perché c'è il riflesso che non fa vedere. Allora, questo scatolotto qua, con questo qua e con questo qua sotto, sono tre, quindi è l'altro triplo prodotto. Di che cosa? Il lato lungo, questa volta c'è come quadrato, quindi è un A al quadrato, e il lato corto, che è uno solo, il B. Quindi è l'A al quadrato per B tre volte. Ovviamente se apro la plastichina questo si disfa e non si capisce più niente. Cioè più che altro si vede tutti questi cavoli di pezzi che compongono il quadrato di un binomio. Tre di questi, che sono il 3 a 2B, tre di questi, che sono il 3AB2, e poi il cubo di O e il cubino di B. Ok? Finito l'effetto speciale, ci vediamo alla prossima video lezione.